amici. Uno solo. Mi disse, buona giornata. Grazie. Non ci siamo incontrati più volte, mi sembra anche piacevolmente, una reciprocità importante così. E siamo qui con la pandemia sulle spalle. Dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica e ricorda solo il bene. Nel bene degli altri godi e fai godere. Godi del nulla che hai, del poco che ti basta, giorno per giorno. Eppure quel poco, se necessario, dividi. Ho 90 anni, sono sempre in casa anche prima della pandemia. L'ansia è insita in me, sono ansiosa di natura. Con il Covid sono peggiorata, sono solitaria, leggo molto, la mattina faccio qualcosa e il pomeriggio leggo. Rientravo in casa mia dopo 2 mesi di convalescenza, contenta di riprendere finalmente la libertà. Invece, dopo qualche giorno, è venuta di mettere la mascherina perché è venuto fuori questo virus. Per mia fortuna ho una vicina che ci siamo sempre aiutati anche prima del virus. Da lì abbiamo ancora più socializzato, ancora più avvicinate e ci siamo scambiate i favori di solidarietà. Quando ci avevamo bisogno, con tanto di mascherina, ci telefonavamo oppure ci incontravamo appunto con la mascherina e ci chiedevamo: hai bisogno di qualcosa? Come stai? Sto scendendo, hai bisogno di spesa? Questa ci ha aiutato purtroppo a superare. Paura non l'avevo, perché è inutile avere paura. Però ero molto preoccupata perché i miei figli sono lontani e io vivo da sola. Quindi abbiamo affrontato questa situazione con pazienza e con la speranza che finisce presto, che purtroppo invece siamo ancora quasi in mezzo. Grazie.